Di tutte le bugie che il Movimento 5 Stelle ha raccontato agli italiani, quella sul reddito di cittadinanza è la più grave in assoluto, perché è quella sulla quale hanno costruito buona parte del loro consenso e perché si tratta di una vera e propria presa in giro dei più deboli, dei più fragili. Ma non gli è bastato raccontarla per tutta la campagna elettorale e poi in questi lunghi mesi di governo fare nulla, perché sul reddito di cittadinanza non c'è nulla, nessuno sa ad oggi quando, chi e se mai percepirà questa misura. Eppure Di Maio ha la faccia spudorata di andare in TV a raccontare che il governo starebbe stampando 5-6 milioni di card sulle quali caricare questo fantomatico reddito che non esiste e non esisterà. Noi abbiamo già dato mandato di stampare i primi 5-6 milioni di tessere Quanti elettroniche, che lavori saranno potete... carte di credito come tutte le altre, no? Quanti... Ebbene, stavolta non la passeranno liscia. Ho presentato un'interrogazione, faremo l'accesso agli atti. Vogliamo sapere da Di Maio chi, dove, quando, perché, sulla base di quale mandato sta stampando queste fantomatiche card. È una colossale bugia, lo dimostreremo e l'inchioderemo su questo.